De Laurentiis scatenato, voglio scudetto e McVara ha fatto una cac. All'Università Van Vitelli si inaugura la cattedra di diritto applicato al calcio. Fra luminari del diritto, rettori, presidenti di Federcalcio e di Lega, ma la grande star è Aurelio De Laurentiis. L'aula magna è strapiena di studenti, che sono anche tifosi. E quando il presidente del Napoli? A precisa domanda risponde, Champions o scudetto? Io mi auguro entrambe un vero e proprio boato, sottolinea l'affermazione. Poi riflette scaramanticamente, la vinciamo, anche lo scudetto, ci portiamo Iella da soli. Bisogna essere silenziosi perché le onde negative li propagano. Il presidente resta ottimista e per nulla preoccupato dalla sconfitta di venerdì, con la Lazio incidente di percorso salutare. Sarri è stato paraculo ed è rimasto basso, con i terzini bloccati. Poi Kvara ha fatto quella cacata. Il presidente poi parla di contratti. Provenendo dal mondo del cinema ho imparato a capire come si realizzano i contratti. A verificare la differenza tra diritti di immagine e rapporto di dipendenza, che ho applicato nel mondo del calcio. Se si vedono i miei contratti con allenatori e calciatori sono speculari a quelli di attori e registi. L'imprenditore non si sottrae nemmeno alla situazione che si sta creando a Bari. Con la multiproprietà, io sono tifoso di Napoli città. Rivendico una centralità europea. Io cerco di distinguerla anche dalle altre belle città italiane. Lotto per equiparare sud a nord. Anche a Bari, cosa succederà se andremo in Serie A? La cederemo a chi ci garantirà una gestione adeguata. Abbiamo investito più di 100 milioni e va seguito un progetto di crescita. L'ultima stilettata per la concorrenza sleale, rivolto a un professore, la verità è che la maggior parte delle società ha i conti in rosso e continua a partecipare ai campionati come se nulla fosse. E poi specifica, la legge Melandri ci ha rotto i CI da 20 anni, come si fa a dire che dobbiamo curare i bilanci delle società che sono in perdita? Per farlo bisogna fare tabula rasa. È grave che lo Stato sia assente. Dicono, siete miliardari, vi riempite di debiti. Strapagate i calciatori. Il problema sono gli agenti. Mino Raiola, simpaticissimo. Prendeva 25 a 40 milioni di commissione sulle spalle di un club. Qui si creano le sperequazioni, i casini, i fallimenti.